Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio togliere ancora, pelare via qualche indiscrezione sulle domande che mi hanno sommerso con il video che ho pubblicato l'altro ieri, dove vi davo la nuova lista di dispositivi compatibili con Fortnite per Android. Qual è la domanda che tutti mi avete fatto, quella maggior parte di voi? Sì, va bene, Xuder, sono 3 volte che ci continui a dare le liste aggiornate dei dispositivi mobili. Porco Giuda, quando esce Fortnite per Android? Risposta di Xuder. Vigliacca, se lavorassi insieme a Epic Games lo saprei, siccome sono un povero YouTuber che trova notizie, non lo so. Però, voglio dirvi un pochettino di cose che, secondo me, potrebbero essere veritiere e che con un po' di ragionamento possono essere riconducibili all'uscita di Fortnite finalmente globale, perché è vero, quando Fortnite verrà rilasciato per tutti i dispositivi Android, innanzitutto, questo ve lo dico ragazzi, non ci sarà il codice di invito come quando è successo per iOS. Quando verrà rilasciato per Android lo avremo disponibili tutti. Tutti i dispositivi, tutti noi lo potremo scaricare direttamente da Play Store. Allora, ragazzi, facciamoci un attimo due conti. Fortnite, solo nelle 2 settimane, tre in cui è uscito in versione limitata, quindi con il codice di invito, ha incassato qualcosa come 25 milioni di dollari. Dopodiché l'hanno praticamente lasciato libero per tutti i possessori di dispositivi iOS e ha stabilito un record incredibile, sotterrando ma di spanne e spanne i suoi concorrenti principali, che potevano essere PUBG Mobile in primis, per quanto può riguardare anche Rules of Survival, Free Fire o anche Warcraft, per dirvi qualche videogioco survival per mobile, incassando cifre che si aggirano intorno ai 225 milioni di dollari in un mese. Questo innanzitutto ci fa capire che è ovvio che verrà rilasciato anche per Android, perché vorrebbe dire veramente portare nell'Olimpo del videogioco per dispositivi mobile una Zee Mobile, un'azienda che ha praticamente stravolto tutte le regole e distrutto completamente tutta la concorrenza, arrivando a livelli che sono finora inimmaginabili. Pensate solamente, vi dico un dato molto semplice: se noi andiamo a guardare ragazzi le applicazioni più redditizie tirate giù da Play Store, quindi parliamo di roba dove si spendono i soldi, Fortnite è secondo solamente a Netflix. Cioè ragazzi, Netflix è, lo sapete meglio di me, l'applicazione che pagando un tot di euro con abbonamento vi fa vedere le serie TV, vi fa vedere i film, cioè quindi roba che, cioè, non è pizza e fichi, nel senso la pizza con le banane, cioè una roba che è veramente interessante. Quindi figuratevi, ci sta che non ha passato, Netflix, ha palato Google, per dire. Vabbè, comunque parlando di queste cose. Allora, noi sappiamo, ragazzi, intanto vi faccio vedere una bella immagine che dall'8 all'11 maggio, la vedete lì, ragazzi, ci sarà un evento globale, mondiale, che è il Google I.O. Praticamente I.O., let's go! No, c'è il Google I.O., ragazzi, che è questo evento dove Google presenta un sacco di novità, tra cui anche verrà presentato il nuovo sistema operativo Android, che è l'Android P. O, se non ricordo male, chiamato anche Android 9.0. Sappiamo ragazzi che Epic Games ci sarà, comunque dei rappresentanti di Epic Games parteciperanno a questo evento, anche perché sono milioni e milioni gli utenti che vogliono sapere qualcosa di più per quando arriverà questo videogioco sui dispositivi Android. E quindi ragazzi, la prima cosa che sapremo è che sicuramente verranno aggiunti dei dispositivi per supportare il videogioco. Sicuramente tutti i dispositivi Pixel, sappiamo già con certezza, lo supporteranno. In poche parole, ragazzi, io ve lo dico giusto in maniera molto unofficial, unofficial, ditelo un po' come volete: se il vostro cellulare ha almeno 2 giga o più di RAM e un tot di spazio sulla memoria,
ci sono buone probabilità che ce la faccia a far girare il vostro videogioco. Non possiamo paragonarlo a PUBG, perché Fortnite sarà parecchio più pesante e occuperà parecchio più risorse, perché molti mi hanno detto: Xyuder, ma il mio cellulare mi fa girare PUBG e non mi fa girare Fortnite. Eh sì, è così purtroppo. Fortnite, ragazzi, pensate che sul PC consuma 4 giga di RAM secchi solamente Fortnite, su scheda video parliamo, quindi una roba veramente molto molto consistente a livello di utilizzo. Quindi serve anche un cellulare, cioè raga, se mi fate andare Fortnite su un telefono del 2015 con un giga di RAM vi si squaglia la batteria. Non so se ci siamo resi conto un pochettino della cosa. Comunque le date, allora, di certo dobbiamo aspettare la fine dell'evento Google I.O. Oggi è il 6 maggio, in realtà poi voi lo vedete il 7 maggio, quindi almeno altri 4 giorni di attesa che finiscono tutta la loro baraonda e noi sappiamo roba un po' di più. Però c'è un'altra data che secondo me è molto veritiera e ci starebbe anche come contesto, ovvero sia il termine della stagione 4. Se noi facciamo un passo indietro, ragazzi, sappiamo che Fortnite, uscito per dispositivi iOS, è arrivato alla fine della terza stagione, all'inizio della terza stagione. Quindi, paradossalmente, potrebbero mancare 2 mesi all'uscita di Fortnite per Android, e sarebbe intelligentissimo che loro lo rilasciassero al momento dell'inizio della stagione 5. Uno, perché sarebbero pieni in piena estate, quindi avrebbero un'utenza mega galattica, visto che tutti i ragazzi, quindi tutta la fascia di giocatori, che sono principalmente quelli che vanno a scuola, non sono a scuola, quindi nel senso avrebbero più tempo e sarebbe un rientro economico per loro. Due, perché così avrebbero molto più tempo per portarlo a termine, visto che sono stati molto impegnati con la stagione numero 4, anche come già vi dicevo in qualche video precedente, fixando dei bug, poi tutto il problema che c'è nel rimborso, l'hanno messo, l'hanno tolto, non si è capito tutto il discorso intorno alla Meteora. Ci starebbe E3, soprattutto perché il problema grosso di rilasciare un videogioco che sanno che gli farebbe fare un botto incredibile, secondo me sono capaci, cioè se noi consideriamo che il 20-25% degli utenti che usano è un cellulare, quindi di tutti praticamente hanno iOS, cioè loro si stanno mangiando ancora il 75% di utenti che hanno Android, il che vuol dire, a conti fatti e matematica, sono capaci di portarsi a casa il miliardino in un mese. Cioè sarebbe una roba da Guinness dei primati, una roba che dovrà essere assolutamente riconosciuta e ricordata negli annali della videoludica per mobile mondiale. Quindi ragazzi, chiudendo e smettendola, qua vi ho fatto un po' un'infarinata anche per cercare di togliervi un pochettino di dubbi, per darvi delle mie personali opinioni, visto che ci sono molto dietro a tutte le notizie per Fortnite su dispositivi mobili, soprattutto su Android. Mi preme perché sono anche io un utente Android, quindi sai, starci dietro, posso capire te che non hai la PlayStation 4 o te che non hai il PC da gaming, che dici: sono tutti lì che giocano a Fortnite e io non posso. No, quindi non ti preoccupare, appena so qualcosa di più lo saprai anche tu. Io ragazzi spero di avervi tolto un bel po' di dubbi, vi ricordo però delle cose importanti: un bel like se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici in modo che anche loro sappiano e restino aggiornati su Fortnite per Android, e mi raccomando, oltre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella per appunto ricevere le notifiche qualche ora dopo le notizie ufficiali estere, ovviamente, perché qua in Italia di ufficiale non ci abbiamo mai niente, sono contento di andare oltreoceano io a vedere la roba su Fortnite e su Fortnite per Android. Noi ci vediamo in live! Ciao!